Dica, ma stamattina al centro documentazione visiva, avvocato, che sì, ci sarà? Allora, carissimo, io sono praticamente presidente onorario di questa associazione, La Coltea. Sì. Avrei preferito essere onorato, ma nel senso che onorato è un verista, ha fatto mascalzone latino. Ah, dico questo, benissimo. Stamattina c'è, come letto, quindi è preparato da Antonio Napolitano, anche questa mattina il centro di documentazione visiva sulla festa del figlio si è riempito con i bambini del corso della nostra festa. Fiore è una di queste partecipanti al corso, quindi che sarà premiata oggi con attestazioni di partecipazione. Sì. Allora, chi sono? Sono stati curati dai maestri Cettina e Anna Napolitano, il maestro Felice Canfo, il fratello del nonno qui presente, coadiuvato da Andrea Ravola, Raiola e Felice Canfora. Poi ci sono i fratelli che hanno operato quindi per l'organizzazione, l'amico Felice e Raffaele, che stanno anche curando ora all'esterno con piante madri. Ma quello che voglio dire ai bambini, che dirò dopo, qual è la persona più importante nella famiglia? Il nonno. È il nonno. È il nonno. Non c'è niente da fare. Ma ora, in questa scena così bella europea, abbiamo visto il social contest ieri, qual è stata esattamente la cosa che ha vinto? Ha vinto l'Ucraina. Bello. Ebbene, io ti faccio una sorpresa come un mago Zuri. Ecco qui. Questo cappello, guardate qua, prendetemi, io sono il mago Zuri. Eccolo qua. Questo è l'Ucraina. E preghiamo per loro che possono stare tranquilli e recuperare tutto quindi in pace. Quindi stamattina che ci sarà? Ma non è... chiedo scusa? Stamattina che ci sarà? C'è la premiazione esattamente di tutti questi bambini, a cui dirò ancora che, essendo mago Zurlì, io, anch'io sono un nonno, ma qui i miei nipoti non ci sono, ma io, sempre per l'Europa, io li rappresento con questo, eccolo qua, l'Olanda, va bene? Questo è dedicato a Emil, Ambra e Marta, che però sta a Torino. Tutto qui. Io, grazie a lei che sarò collaborato, darò l'onore che il primo nome io chiamerò, e lei che mi accompagnerà, e il primo nome lo pronuncio da lei. Questa è la manifestazione dei lavori di cartapesta che ti prego di vedere, avvicinandomi, che hanno creato. Guarda. Allora, guarda qui. Questi lavori, chi li ha fatti? Li ha fatti questi... I ragazzi, quali sono quelli che avete fatto voi? I ragazzi del corso. Fallo dire a te, dillo tu. Quali, ma lei non c'è stata ieri. Vabbè, ho capito. Vabbè, no, ci sono questi qui, ci sono anche i titoli di quello che hanno creato, ma quello che è stupendo è... Qui, vieni, seguimi, Raffaele. Sì. Eccolo qui. Dimmi. Eccolo qui, guarda qua, che meraviglia che loro hanno creato, è vero? Ma con... Eh beh, qua ci vorrebbe la tecnica, che esattamente soltanto i loro maestri quindi possono dire. Sì, sì. E sì. Qui c'è anche il valore di Andrea Raiolo, quindi, che ha operato attivamente, eccolo lì, sì, Andrea, sì, l'amico caro, quindi, che ha voluto anche lui creare e ad aiutare la Contea in questa manifestazione. C'è qualche altra cosa quindi che hanno fatto loro, i ragazzi? Anche sinistra, eccoli qua. Vedi qua. Eccolo qui, guarda che belle opere che hanno fatto. Sì. E guarda quando sono stupendi, se tutti volti. Ah, questo è un antico pezzo delle carceri. Sì. E guarda qui, Raffaele, guarda qui. Sì, cosa sì, hanno sì, creato. Sì, sì. È un valore. In assenza del Museo della Cartapesta, noi diamo un contributo per far vivere con noi questo momento difficile della mancanza di una scuola di cartapesta, che tu sai, qui grazie all'assessorato di allora abbiamo creato, dove sta, se tu mi segui, la bottega Elaine, ti prego, vieni a vederlo. Eccolo qui, guarda che meraviglia, eccolo qui, la bottega in aereo, perché facciamo vedere a tutti coloro i quali vengono a Nola, a parte i vari dei maestri singoli come Sant'Agnello
e gli altri che fanno le proprie opere. Ebbene, eccolo qui. Giancarlo, c'è il cielo di San Paolino, no? Sì, questo è il cielo di San Paolino, che è andato un po' in disuso, ecco. Queste forme, dove e di chi sono? Queste qua ce le regalate quindi gli eredi di Nicola Vecchione, dell'antica bottega Vecchione. Mentre invece sono della... Questo è una carpenteria locale, c'è anche un pezzo del Giglio. Sì. Ma quello di cui ti stavo parlando, ti prego di venire. Ed ecco qui, quello che dicevo, Pietro Sciuzza, se mi disturbo c'è il maestro Campola, guarda qui. Sì, sì. C'è tutto il laboratorio live che abbiamo avuto grazie all'assessorato alla cultura e soprattutto anche coadiuvati da, ci tiene a dirlo, non come sindaco di Nola, Gaetano Minieri, ma come gli eventi sponsorizzati dal resort e dall'azienda di Gaetano Minieri, che lui poi mi sembra, quindi ho visto da qualche parte, dobbiamo dirlo, dedicato alla memoria di quello della via Polveriera, alla memoria di suo padre Antonio Minieri, che è stato un grande. E così finisco.